Buonasera amici di Rete 8, ben ritrovati in diretta la domenica sportiva per parlare del calcio abruzzese, in particolare riferimento a campionati di Serie C e Serie D, il nostro solito sguardo agli altri sport. Ma intanto buonasera e buon lavoro a Francesco Berardinelli in studio, un saluto, buonasera e buon lavoro anche al nostro Dino D'Angelo in regia e ben ritrovato a Gabriele De Bari. Ciao Gabriele, ciao buonasera. A tutti, buona serata, ciao. Ben ritrovato Gabriele, ben ritrovato al collega Pierpaolo Marchetti. Ciao Pierpaolo, buonasera. Buonasera a tutti. Presidente di Ope Sport Abruzzo, ritrovo con grande piacere Terenzio Rucci. Ciao Terenzio, buonasera. Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Grazie a te per aver accettato il nostro invito, tornato da poco dall'Aquila per raccontarci una delle partite più belle della stagione, il collega Lorenzo Valeriani. Ciao Lorenzo, buonasera. Buonasera a te Enrico, grazie per l'invito e un saluto agli spettatori di Rete 8. Sedia vuota a fianco a te, perché? Perché dall'Aquila sta arrivando uno dei protagonisti della cavalcata dei rossoblù, il centrocampista Federico Angiulli, che arriverà tra pochissimo qui in studio con noi. Ma intanto primo giro flash con i nostri ospiti, perché Gabriele De Bari, volevo chiederti intanto che cosa ne pensi di questa sconfitta del Gubbio, che comunque lascia aperte le speranze del quinto posto della Pescara, che giocherà domani con l'Entella. Ma, diciamo che ci sono due direzioni. Uno va verso 30 secondi, per... uno va verso il campionato, sperando che il piazzamento sia il migliore, l'altro va verso il possibile cambio al vertice della società. Ci dirà il presidente, spero, delle novità che dovrebbero esserci, perché il sindaco in piazza, il presidente in piazza, qualcosa deve capitare. Secondo Pierpaolo Marchetti, cosa capiterà a stretto giro? Non ne ho la più pallida idea, più breve di così. E commentalo allora questo, non ne ho la più pallida idea. No, nel senso che tu sai che io non seguo più quotidianamente, per cui non, se ho notizie sono soltanto di rimando. E siccome già non mi fido delle mie, anzi non mi fidavo delle mie a volte, figurati se posso dare retta a quelle che mi raccontano davanti al bar, assolutamente no. Credo che, insomma... La situazione mi sembra molto chiara, cioè se i conti sono quelli che dice il presidente, il Pescara è una società che si può vendere, se i conti sono quelli che dicono altre persone, non si venderà mai o si venderà soltanto a qualche incantatore di serpenti, diciamo. Tra pochissimo cercheremo, usiamo ancora il condizionale, di saperne di più. Primo giro anche con Terenzio Rucci, presidente di Ope Sport Abruzzo, che saluto e che ringrazio. Come vanno le attività, presidente? Le attività vanno molto bene, questa per noi è una stagione ovviamente super interessante, perché quella primaverile dà un po' il volano alla stagione degli eventi che a me piacciono di più, perché sono quelli un po' più partecipati, un po' perché vengono svolti all'aperto. Abbiamo lavorato in autunno per dare un'offerta molto divertente, di cui magari più tardi entriamo nel dettaglio, e cerchiamo di raccontare lo sport sotto una visione un po' differente dal comune. Lorenzo Valeriani, che partita è stata oggi al Gran Sasso d'Italia? Parliamo di L'Aquila San Benedettese, con L'Aquila che ha lanciato ufficialmente l'assalto alla Serie C. Una partita piena di pathos, piena di tensione e devo dire soprattutto piena di sportività. Complimenti davvero di vero cuore al presidente Massi, alla società San Benedettese, ai tifosi della San Benedettese che prima della gara hanno ricordato la tragedia accaduta proprio all'Aquila 15 anni fa, hanno abbandonato tra virgolette il proprio campanile, i propri vessilli per mettere in evidenza il messaggio pieno d'amore dedicato a tutta la città dell'Aquila e direi soprattutto all'Abruzzo in generale. Quindi, anche questa coreografia della tifoseria aquilana, sì, è stata davvero molto bella. Poi ho detto entrambe baciate dal sole, perché la posizione delle nostre telecamere era lì proprio per dedicare ed immortalare un momento straordinario, e questo è uno striscione che supera ogni rivalità sportiva e calcistica. Poco importa Lorenzo se la data è sbagliata, perché lì, sì, c'è scritto 6 settembre e 6 settembre e 6 aprile, ma quello che conta è il messaggio forte che hanno portato i tifosi della San Benedettese, una delle tifoserie più importanti del calcio italiano, e quindi credo che gli vada fatto un grande applauso. Poi sì, tra l'altro ci dirà di più Federico Angiulli, che è stato anche l'ex di turno, che sta arrivando in studio qui con noi. Risultati e classifica, campionato di Serie C e campionato di Serie D, e poi partiamo
partiamo con i riflessi filmati e con la discussione dei temi con i nostri ospiti in studio, nell'anticipo trasmesso tra l'altro in diretta su Rete 8, Sestri Levante Pineto 0-2, Perugia Olbia 3-0, Pontedera Ancona 2-0, Torres Fermana 1-2, Juventus Under 23 Cesena 1-2, Recanatese Carrarese 4-1, Spal Gubbio, questo è un risultato interessante per il Pescara, quello che dicevo poco fa con Gabriele De Bari, 3-0, si sta giocando ora Rimini Vispesaro, domani Lucchese Arezzo, soprattutto Pescara Entella alle ore 20:45. Come meriti il Pineto, dai. Assolutamente sì. Pineto che entra in zona playoff, pari punti con il Rimini, possiamo vedere Dino la classifica dopo 35 giornate di campionato, Cesena 89, chiaramente promossa in, aritmeticamente in B dopo la vittoria con il Pescara della scorsa settimana, Torres 72 a in ghiaccio il secondo posto, Carrarese e Perugia si giocheranno la terza posizione, poi Gubbio 54, doppio asterisco sul Pescara 48, in caso di successo domani sera contro la Virtus Entella andrebbe a meno 3 dal Gubbio che in realtà è un meno 4 perché il Pescara è messa male rispetto al Gubbio nello scontro diretto, ma il Gubbio nell'ultimo periodo non se la sta passando tanto bene. Pierpaolo, che classifica è questa? Che cosa ci puoi dire, visto che attendiamo cose concrete sulla società, però sulla stretta attualità la cronaca, cosa ti senti di dire? No, mi sento di dire che è una classifica che rispecchia molto fedelmente i valori espressi in questo campionato, come sempre succede, perché quando mancano poche partite alla fine è difficile che la classifica non rispecchi i valori. C'è stata una squadra che ha dominato il campionato in lungo e in largo, lo ha continuato a dimostrare anche oggi andando a fare un risultato che non era scontato perché la Juventus Next Gen si giocava un posto nei playoff, e è una squadra che è la Torres, che è secondo me la vera sorpresa di questa stagione, che ha giocato un buonissimo calcio, è stata attaccata al Cesena fino a quando ha potuto, ma comunque ha messo in ghiaccio il secondo posto, un secondo posto molto meritato. Poi c'è una grande ammucchiata, io direi anche una discreta ammucchiata e una discreta mediocrità alle spalle di queste due squadre, dove le differenze sono state minime. Con grande, il Pescara deve davvero mangiarsi le mani, perché questo campionato qui si è visto veramente poco, devo dire, e in questo campionato così modesto riuscire arrivare a poche partite dalla fine, sesto, settimo, con questi distacchi abissali, beh, insomma, qualche rimpianto Pescara lo deve avere. Chiaramente deve fare autocritica, perché non è che l'hanno messo lì a forza, ha i punti che si è meritato, qualcosa in più, qualcosa in meno. E adesso io aspetto con curiosità questa partita di domani, perché le prime due gare sotto la gestione di Cascione hanno fatto vedere qualcosa di interessante, non tanto perché la squadra abbia fatto chissà che cosa, ma perché si è visto chiaramente l'intervento, cioè si è vista chiaramente la mano dell'allenatore, si è visto chiaramente dove voleva andare a incidere e dove per il momento è riuscita a incidere. Chiaro, sono due partite, non significano niente, però in prospettiva playoff un conto è arrivarci con 5 sconfitte consecutive, un conto è arrivarci con una squadra in crescita e magari con qualche risultato migliore. Credo che la condizione della squadra valga molto di più in questo momento che una posizione in più o una posizione in meno. Pierpaolo, ti interrompo solo perché mi dice Dino D'Angelo dalla regia che è pronto il collegamento in diretta con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, così può rispondere a quella che era la tua affermazione di poco fa, no, Pierpaolo, e poi ci sono anche le domande di Gabriele De Bari. Buonasera al presidente del Pescara. Io mi sono già dimenticato che ho detto. Ora te lo ricordo io. Buonasera. Buonasera a voi. Ah, qualche campione alle sue spalle, presidente, vedo. Totti, Ibrahimovic. Sì, sono a casa di un campione, quindi ho delle maglie da campione dietro. Ah, beh, anche Del Piero, vedo anche Del Piero. Poco fa parlavamo con Pierpaolo Marchetti. No, tutte. Poco fa parlavamo con Pierpaolo Marchetti su quelle che erano le voci, possibili voci sugli sviluppi per un'eventuale cessione della società, e Pierpaolo ha detto: io se non ho cose concrete non posso commentare, corretto? Io non ne so proprio niente. C'è ragione Pierpaolo. Ho fatto un'affermazione, credo di buon senso, dicendo che, intanto saluto Daniele, dicendo ciao, che se i conti del Pescara sono quelli che dice lui, Pescara è una società che si può anche vendere, se invece sono quelli che altre persone dicono non si venderà, oppure si venderà e la comprerà qualcuno
di quelli che abbiamo. Hai perfettamente ragione fino a quando non hai detto l'ultima cosa, perché evidentemente, probabilmente, siccome tu sei molto bravo a fare il tuo mestiere, ma poi a fare il commercialista magari non è il tuo mestiere, non è il tuo mestiere. Quando dici che i conti sono quelli che dici Daniele, i conti sono scritti per Paolo, non è che li devo dire io, quindi chi sa minimamente leggere un bilancio se lo prende, se lo legge, se lo vuole leggere nel senso buono, se poi vuole interpretare quello che gli pare, facesse pure, che non me ne frega un cavolo. No, però adesso devo dire... Non mi puoi dire, sembra la polemica, la piccola polemichetta. Non mi puoi dire se i conti sono quelli. I conti sono scritti, non è che me li invento io. Quindi i conti stanno scritti là. Chi lo capisce, chi li capisce i conti li legge, chi non li capisce deve stare zitti. No, io vorrei fare un, come dire, dire una cosa che però capisco che può sembrare antipatica, ma in nessun modo è riferita al Pescara. Voglio dire, se i conti scritti del calcio italiano fossero stati tutti veri in questi anni, sarebbero ancora vive molte società. Cioè, voi ad esempio, quando Daniele, sì. Tu sai, scusa, concludo subito. Tu ricordi, sai benissimo, perché eri uno dei protagonisti, quando avete rilevato con il gruppo la società dal fallimento, ma quante cose avete trovato sotto quella che doveva essere una situazione codificata? Cioè, quante scritture private, quanti soldi, quanta gente che si era rifatto conto? Noi non ci sono, però vedi, per favore, è proprio per quello che io parlo, perché da noi i conti sono quelli che trovi scritti, non ci sono altri conti. Quindi non essendoci, avendo la certezza che non ci sono altri conti, altre situazioni che non siano regolarmente registrate, perché purtroppo nel mondo del calcio c'è questa, perlomeno in passato c'era un po' di più questa abitudine di fare discorsi diversi. Oggi io credo che se uno si leggesse, avesse il tempo di leggersi il nuovo piano strategico della federazione, dovrebbe cominciare a pensare che società medio piccole nel prossimo futuro magari non ci saranno nemmeno più, perché per fare calcio oggi una società deve avere, io credo che una società di calcio a livello di controlli oggi abbia qualcosa che non c'è nel mondo dell'imprenditoria in genere. La società di calcio ha un consiglio di amministrazione, un collegio sindacale, una società di revisione, la Covisoc, la federazione, chiaramente tutti gli enti che sono preposti, perché oggi con il codice della crisi se uno non paga qualcosa vengono avvertiti il collegio sindacale, che a loro volta chiaramente intervengono sulla società. Poi è chiaro che se ci sono società che fanno altro, questo non lo so e non mi riguarda, però per quanto riguarda il Pescara ti assicuro che i conti che trovi scritti sono quelli che sono poi relativi alla società, per cui quando uno si vuole sedere a fare un discorso serio si può sedere tranquillamente senza nessun problema, perché e ci sono sviluppi, presidente? Non ci saranno gli sviluppi, io spero che ci siano il prima possibile, perché come ti ho già detto forse in un'ultima intervista, è mia intenzione cercare di fare il possibile e l'impossibile per passare la mano di questa società, così come ho sempre detto, se avessi potuto passare la mano a quelli che arrivano, come è stato fatto anche in passato, ci vuole un attimo a farlo. Io ho sempre detto che Pescara lo voglio lasciare in mano che siano almeno come le nostre, ma mi auguro meglio. Però se vuoi lasciare le società al primo che arriva e dopo 3 mesi andare in tribunale, ci metto un attimo. Vuole ulteriori chiarimenti, Pierpaolo Marchetti, qualche altra domanda? No, chiarimenti, i chiarimenti sono in questo momento innecessari, nel senso che Daniele ha una visione molto, per carità, lui poi conosce le cose dal di dentro, non solo quelle del Pescara, anche quelle delle altre società, essendo un dirigente comunque. E io credo che, io sono un po' meno ottimista su quelli che sono i conti. Ci sarebbe, non del Pescara, i conti in generale, perché con le regole che ci sono e con gli impedimenti, i vincoli che ci sono in Serie C, e considerando quello che mediamente, tranne un paio di società, vedi Cesena, incassano le botteghine, cioè, poi vedo gli ingaggi che pagano certe società, i conti non tornano, quindi adesso saranno garantiti.
Pierpaolo, evidentemente tieni presente una cosa, ecco perché mi dispiace che alle volte anche voi parlate senza conoscere. Soprattutto tengo presente che siamo in Italia, quindi... Sì, però no, devi tenere presente un'altra cosa, che per voi che fate un certo tipo di lavoro credo che sia utile, soprattutto quando si parla di conti, conoscere poi quelle che sono le regole. Oggi io non parlo del Pescara perché il Pescara, come ho sempre detto, fa quello che può fare, non fa il passo più lungo della gamba. E non voglio difendere altri che non mi riguardano nemmeno, però siccome hai detto ci sono nel calcio, e io ti dico che nel calcio oggi, come ti ho detto prima, i controlli che sono nel calcio oggi credo che nessuna azienda italiana li abbia. Perché? Perché quelli che spendono più di noi, che lo fanno in maniera corretta, e ce ne sono tanti, di club che spendono perché hanno magari proprietà forti e spendono, ti assicuro che non creeranno problemi, perché le garanzie fiduciarie che chiedono nel caso degli sforamenti sono abbastanza onerose. Chi riesce ad ottenere quelle fiduciarie vuol dire che è gente di una certa solidità, quindi difficilmente lascerà dei buchi. Probabilmente i buchi vengono fatti più da società piccole che fanno il passetto più lungo della gamba e non dalle società grosse, cioè da quelle società che hanno una proprietà forte. Gabriele De Bari e poi Terenzio Rucci, prima di salutare il presidente Sebastiani con una battuta sul posticipo di domani, presidente, perché visto anche il risultato di Spal Gubbio di oggi si riapre la possibilità di agganciare la formazione umbra. Gabriele De Bari per Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, due considerazioni. Ciao. Il sindaco gli ha dato una mano, gli sta dando una mano sotto l'aspetto della vendita, e se personalmente... Scusa, Gabriele, a chi? A lei, presidente. Siccome il sindaco si espose la settimana scorsa dicendo io farò il possibile per trovare qualcuno che dia una mano al presidente, e quindi non sappiamo... Al momento me lo auguro, perché io ho sempre avuto un buon rapporto, a prescindere dal colore politico, con tutti quelli che hanno... In questi anni si sono succeduti alla poltrona di sindaco a Pescara, così come ce l'ho con Carlo. È chiaro che il sindaco non è che può in qualche modo obbligare qualcuno ad entrare nel Pescara. Sicuramente, essendo un riferimento importante della città, se c'è qualche imprenditore che è di sua conoscenza, che può darci una mano, sicuramente si impegnerà. Però ecco, ci tengo a precisare un aspetto, perché forse proprio nella vostra trasmissione era uscita fuori la notizia che mi era stato presentato un possibile compratore del Pescara. Non è assolutamente così, perché la persona all'epoca, qualche settimana fa, aveva contattato la segreteria del sindaco, voleva vendermi qualcosa, non comprare. La seconda considerazione, pur di vendere il Pescara e di non vivere più una situazione così di contestazione, di situazione invivibile, sarebbe disposto anche a rimetterci qualcosa nella cessione? Non ho mai fatto problemi di soldi. Chi parla, chi dice cose di questo tipo, dice cose false, perché se mi portate qualcuno a cui ho chiesto dammi 100, 1000 o 0, pago da bere e da mangiare a tutti, perché non è mai successo. Io ho sempre detto agli interlocutori con cui sto parlando: valutate la società e fate una vostra proposta, che chiaramente deve essere una proposta che tenga conto di quello che il Pescara ha fatto negli anni, perché guardate, a differenza con tante altre situazioni, il Pescara non è una società che ha le pezze, come si dice in gergo, nel posteriore. Il Pescara ha le sue attività e le sue passività. E se oggi potesse essere una società liquidabile, cioè nel senso di mi fermo, liquido il mio attivo e pago il mio passivo, forse avrebbe qualche soldino in tasca. Per cui così messi male non ci siamo. Poi in città si può dire che abbiamo 20 milioni, 30 milioni, 40 milioni di debiti. Sarei io il primo ad essere preoccupato, anzi forse a non dormire la notte. Probabilmente qualcuno si riferisce a quando me l'hanno lasciato addosso il Pescara, non oggi. L'ultima di Terenzio Rucci, presidente di Opesport Abruzzo. Prego, presidente. Presidente, buonasera. Ciao Terenzio. Volevo farti una domanda. Al netto del fatto che io sono convinto che, e condivido buona parte della tua posizione, ma soprattutto io ritengo che
che la questione economica ci sia, perché e non per una questione di guadagnarci o non guadagnarci volgarmente, è proprio una questione di dire, di vendere a qualcuno che, come è tuo obiettivo, io lo so perfettamente che io lo condivido, di vendere a qualcuno di affidabile, che abbia le spalle larghe per dare quello che merita il club Pescara, la città di Pescara e tutti gli appassionati di calcio. Quindi immagino che uno dei parametri per capire se l'acquirente è un acquirente affidabile è quanto sia intenzionato, possibilitato a spendere per subentrare in un club, no? Certo, lo considero, esatto, un dato oggettivo che io stesso applicherei per sentirmi tranquillo di lasciare in buone mani quello che ho costruito, che ho gestito e che appartiene forse anche solo, se economicamente, solo a qualcuno, moralmente a tanti. La difficoltà, immagino, che nel selezionare qualcuno con queste caratteristiche sia oggettivamente molto, molto complessa. Quello che io ti volevo chiedere è il tuo lavoro in questo periodo in cui stai andando in questa direzione, quanto è complesso e quali sono le diverse prospettive che vedi all'orizzonte per soddisfare questi requisiti, non nei soggetti, te lo dico, nella questione di metodo più che altro, cioè voglio provare a capire, ma perché è una curiosità. Il lavoro sicuramente è complesso perché non è che tutti quanti stanno alla porta del Pescara ad aspettare che io dica vi vendo il Pescara, anche perché noi dobbiamo fare i conti con tante situazioni. Quando si parla di investitori stranieri, quando si parla di imprenditori che vogliono fare qualcosa e che vogliono investire qualcosa, noi dobbiamo considerare anche i numeri che abbiamo, perché poi non mi si venga a dire la gente non va allo stadio perché c'è Sebastiani, perché Sebastiani c'era anche quando ci sono state le partite importanti e lo stadio era con 20.000 persone, sempre Sebastiani c'era. Purtroppo noi non siamo, e dobbiamo dirlo, non siamo più la piazza che eravamo tanti anni fa, dove magari il calcio la faceva da padrone, oggi ci sono tante altre cose da fare, per fortuna, e quindi le persone che vengono allo stadio. Siamo Cesena, che come diceva Pierpaolo può contare pronti via su 10.000 abbonati, perché 10.000 abbonati significa mettere in cassa pronti via 2-3 milioni e significa poter allestire una squadra diversa da quella che può fare il Pescara, da quello che può fare la Lucchese, da quello che può fare un'altra squadra, lo stesso Perugia e tanti altri. Quindi bisogna capire bene anche queste cose, perché poi dopo noi ci offendiamo a Pescara quando diciamo che non siamo una piazza, però la verità è questa, perché le piazze importanti poi si riconoscono anche da queste cose, non solo dal fatto se tu hai una proprietà forte che possa fare una squadra forte, quindi quando siamo bravi siamo tutti quanti sul carro dei vincitori. E io credo che chi è innamorato del proprio club, a prescindere se vinci o perdi, comunque ci devi stare. Ultime due domande velocissime. No, vai, non Pierpaolo. È una domanda, è una considerazione. Ti pregherei di non dimenticare che dal punto di vista dei risultati sportivi il Pescara in questi ultimi 3 anni sta vivendo probabilmente il peggior periodo degli ultimi 20 anni, cioè se qualcosa viene meno nel pubblico, noi abbiamo chiuso l'anno scorso con 3 partite di playoff con una media credo di 15.000 spettatori, abbiamo ricominciato con 7.000 e qualcosa la prima partita di campionato contro la Juventus, e poi se facciamo 5 partite in casa un punto e la squadra non si riprende più, mi sembra anche normale che la gente non ci va. Purtroppo ti devo contraddire, i numeri non sono quelli che dici tu. Noi abbiamo fatto 7.000 persone con la Juventus, Daniele, abbiamo vinto la partita. Forse forse i numeri non saranno quelli, però che il quadro dello stadio, cioè, saranno 7.000, saranno 6.000, saranno 8.000, 5.500, ma insomma, per essere una prima giornata di campionato di una squadra. Non dicevo questo, dicevo che noi abbiamo fatto la prima giornata, abbiamo fatto 7.000 persone, abbiamo vinto la partita, poi siamo andati a Perugia, abbiamo fatto un partitone che forse è stata la partita più bella di tutta l'anno, abbiamo pareggiato, siamo ritornati in casa, non eravamo più 7.000, quindi non è una questione di forse probabilmente la prima partita sono venuti a vedere, magari c'era anche il carisma della maglia bianconera, dopodiché eravamo quelli che siamo sempre, quindi bisogna avere i piedi per terra, se continuiamo ad essere presuntuosi in questa piazza non andiamo a essere non è quello, però secondo me se questo una volta però secondo me se no no facciamo finire che Pierpaolo
e poi Gabriele. Fini, fai conto che ho finito. No, 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 devi finire. Non mi sono scordato che stavo dicendo. Dai, Pierpaolo. No, davvero me lo sono scordato. Gabriele. C'è un'età. Non è che... Presidente, se non riesci. La vecchia è una brutta bestia. Lo so. Presidente, se non riesci a vendere. Se ne riesce a vendere, c'è lo spettro di ripartire alle stesse condizioni in cui siamo oggi, con contestazione, il Pescara che a malapena riesce a tenersi a galla, o c'è qualche altra possibilità? E questo ci fa paura, perché se non riesce a vendere, che Pescara vedremo fra qualche mese? Quello di oggi con i tifosi arrabbiati? Pescara, che farà quello che si può fare, visto e considerato che... Nessuno ti dà una mano in questo senso, no? Perché anche io non mi sono mai tirato indietro di fronte alla contestazione, ripeto, l'ho sempre presa e non ho mai detto più di tanto. Però se uno non capisce che in questo momento, nel momento in cui tu stai facendo degli sforzi per cercare di far avvicinare qualcuno a Pescara, vieni allo stadio e devi vedere quello che succede allo stadio Adriatico, io credo che le persone poi non siano così stupide, anzi. Le persone sono intelligenti, per cui siccome nel calcio quello che capita a Pescara può capitare a chiunque, può capitare a Sebastiani, può capitare a Marchetti, può capitare a Giancarli, che magari vinci due campionati e poi ne perdi tre, perché il calcio è questo, e non è solo a Pescara che è così. Quindi quando Marchetti dice negli ultimi 20 anni, beh, io negli ultimi 20 anni ci stavo a Pescara, non è che stavo da un'altra parte, e prima di noi mi sembra che negli ultimi, noi siamo da 16 anni, nei 10 anni precedenti a noi credo che ci sia stato sempre un problema, ma non di dire se arrivi terzo, quarto, quinto, se ci stavi o non ci stavi. No, Daniele, io mi riferivo al fatto che Pescara non aveva mai fatto 3 anni di Serie C consecutivi. Quando era retrocesso, al massimo al secondo anno era risalito. Sì, c'era una piccola differenza, che prima c'erano 2 gironi Serie C, oggi ce ne sono 3 soldi. Sì, no, però... Allora, in 3, il calcio è cambiato purtroppo. Sì, è cambiato tutto quello che vuoi, ma... Cioè, è cambiato ed è cambiato anche in un aspetto molto importante. Daniele, ti posso dire una cosa? Non ti offendere, perché te lo dico davvero con affetto, perché credo che il rapporto personale sia sempre stato... Una cosa che davvero non riesco a certe volte a capire di te, a volte sembra che tu voglia stravincere, nel senso che... No. Cioè, dici delle cose dove c'hai ragione, poi per forza ci devi inserire anche delle cose in cui si possa essere contenti del rendimento del Pescara in questi ultimi 3 anni. Tu sai la stima che ho di te a prescindere da tutto, ma per questo mi permetto di dirtelo, Daniele. No. Sai che mi dispiace che nelle domande ci sono sempre quei giri per arrivare a fare una polemica che non serve, perché ti spiego. Io non è che voglio stravincere, io siccome sono tutti i giorni sul pezzo e so quali sono le difficoltà di un club, di una società di calcio e le regole di una società di calcio, perché noi stiamo paragonando due situazioni completamente diverse. C'è lì un giornalista molto più maturo di noi che sa come funzionava il calcio fino a 10-15 anni fa, dove si faceva calcio con gli assegni datati, con gli stipendi di quest'anno li pagavi l'anno dopo, e quindi tutti potevano fare calcio. Oggi non è più così, quindi oggi le società o si gestiscono in un certo modo, o se no ti stai a casa. E questo è il problema. Siccome io so quanti sacrifici questa società ha fatto in questi anni per arrivare qui, e invece a Pescara sembra quasi che tutto sia scontato, anzi addirittura che stiamo facendo qualcosa che butti fango sulla città, io credo che la dignità che ha dimostrato questa società negli anni non l'ha dimostrato nessuna società del Pescara nella storia. Nella storia, caro Pierpaolo, perché tu un settore giovanile a Pescara non l'hai mai avuto, un campo dove ti sei allenato non l'hai mai avuto, perché andavi in giro per tutta l'Abruzzo. Veramente un convitto per i giovani. Veramente non l'hai mai da avuto. Quando hanno assorbito la cura, Renato Cura, insomma. Era molto prima il settore, la ristrutturazione del settore giovanile è molto precedente, ma non è questo che toglie qualcosa. Hai assorbito l'unica società che faceva il settore giovanile. Noi non abbiamo assorbito niente, noi abbiamo costruito da capo tutto quello che c'è. Benissimo Daniele, però se poi, come dire, se poi la piazza o gran parte della piazza non storce il muso perché non è contenta dei risultati, cioè sulla gestione finanziaria
nessuno credo possa dire niente. Il problema è che poi il calcio è una cosa in cui la domenica poi ci stanno 22 persone e vanno in campo, una palla e mezzo, e si dovrebbe vincere partite. Da quel punto di vista ci può stare allora, che uno non sia tanto contento. Cioè, non credo sia un peccato di lesa maestà. No, ma no, per l'amor di Dio, siccome io sono uno di quelli che ha sempre detto quello che può fare, evidentemente ci sono delle cose che non vanno nel senso giusto, perché se tu vuoi mettere la parte finanziaria o la parte sportiva e tu devi impiccare la società per la parte sportiva, vuol dire che il calcio ha bisogno di gente che vivi oggi, che domani se non ci sei va bene lo stesso. No, però io non sono così purtroppo, non lo posso diventare. Daniel, questo è chiaro e nessuno ti può chiedere il contrario, però probabilmente se uno ti dice, anche senza sapere niente, senza capire niente, magari se si può tentare di conciliare, di spostare un pochino gli equilibri per compensare questi due aspetti, ripeto, credo non ci sia niente di male. Poi, Paolo, ripeto, io personalmente adesso te la faccio una domanda, l'ultima, che dobbiamo chiudere l'argomento, Presidente, mi spieghi come compensi i due aspetti se tu ogni domenica, anche quando va bene, che fai 7.000 persone allo stadio, incassi 30.000 euro e ne spendi 25 per fare una partita? Dimmi come compensi gli aspetti, perché poi a Pescara, se io alzo il costo del biglietto di un euro, succede la guerra. Ma di che cosa Daniele, però credo, qui sono tutti bravi a fare purtroppo il fenomeno che siamo tutti bravi fuori da... D'accordo, è premesso che io, come vedo due numeri, già non capisco più niente, perché mi faceva male la testa solo a vedere il quaderno a quadretti a scuola, quindi figura. Non è il mestiere tuo, giustamente. Però, è un'altra cosa. Però credo che, come dire, io penso che qualcosa in più nella scelta dei giocatori, nel un minimo di rischio, perché poi alla fine mi ricordo da studi universitari che l'imprenditore aveva la parte dell'alea, cioè del rischio d'impresa. È chiaro che se tu aspetti che, come dire, la gente venga da sola, magari fare un piccolo sforzo per portare un prodotto migliore, nella consapevolezza e probabilmente, anche se il calcio non è una scienza, quindi non ti garantisce niente, magari di ottenere dei riscontri diversi. Ma parliamo, almeno quando parlo io, poi per gli altri, per carità, io quando parlo e ti dico delle cose, ti faccio delle domande o anche delle critiche, che credo tra l'altro di fare con educazione e con rispetto. Che mancherebbe. Quindi, secondo me, un piccolo, come dire, nel manovrare queste due cose, forse si può trovare un equilibrio migliore, forse, non lo so, chiedo. Allora, domani sera la partita... Guarda, io oggi l'unico equilibrio che devo trovare di passare la mano, perché è giusto che sia così, perché è giusto, perché probabilmente ognuno ha un suo ciclo, lo apre, lo chiude e poi va via. Presidente, dobbiamo chiudere qui. È l'unica cosa da fare. Dobbiamo chiudere qui, domani alle 20:45 la partita con la Virtus Entella. Io saluto, do il benvenuto, anzi lo ringrazio per l'attesa, a Federico Angiulli, il centrocampista dell'Aquila. Buonasera a tutti. Ci sono delle maglie lì dietro al presidente Sebastiani, Angiulli. C'è la mia però. Eh? C'è la mia, visto. Manca la maglia di Angelo, però con Ibrahimovic, Dybala, Totti. Scherzo, certo. Presidente, per chiudere, una battuta sull'Aquila che sta a un passo dall'aggancio del campionato, c'è qui Angiulli in studio. Stanno facendo un grande campionato, è una società organizzata, ho avuto già modo di dirlo in altre situazioni, forse è una delle realtà che, delle pochissime, anzi forse l'unica realtà in Italia che è gestita dai tifosi. Io ho avuto modo di conoscere queste persone, di fare con loro una bella chiacchierata un annetto fa, e mi hanno fatto veramente una buona impressione, soprattutto perché capiscono che cosa significa poi, invece di parlare o di strillare, che cosa significa poi alla fine del mese tirare fuori il blocchetto di assegno, il bonifico, l'ordine di bonifico per pagare gli impegni che hai preso. Pubblicità faccio i complimenti all'Aquila, perché ripeto,
hanno impostato una bella cosa e mi auguro che possano andare avanti. Grazie Presidente, domani sera la partita contro la Virtus Entella, ore 20:45 Stadio Adriatico. Grazie al Presidente, buonasera Federico Angiulli, pausa pubblicitaria e poi verremo a trattare l'ampia pagina della Serie D con te, con Lorenzo Valeriani, l'ampia pagina con il nostro amico Terenzio Rucci di Opes Sport, e intanto ringrazio Gabriele De Bari. Grazie a voi. Secondo te Gabriele farà quello che ti ha detto il Presidente? Sì o no? Ma non ha via di uscita, non può ripresentarsi a giugno, maggio-giugno, per una nuova stagione in questa situazione che è veramente imbarazzante. Grazie, ti do la mano Gabriele, vediamo perché ci saluta adesso Gabriele De Bari, e pubblicità e poi l'ampia pagina della Serie D. Dopo il lungo intervento del Presidente del Pescara Daniele Sebastiani, ricordiamo l'appuntamento domani ore 20:45, il posticipo tra Pescara e Virtus Entella, ora spazio al campionato di Serie D, poi ampio spazio Open Sport con Terenzio Rucci, do subito il microfono a Lorenzo Valeriani che ha seguito per noi oggi l'Aquila San Benedettese, c'è a fianco Federico Angiulli, il grande ex Lorenzo Valeriani, a tua disposizione Angiulli. Beh, innanzitutto complimenti non solo per la prestazione odierna, ma permettetemelo, da quando Federico Angiulli è diventato perno del centrocampo aquilano insieme all'altro esperto Lorenzo Del Pinto, c'è stato un cambio di passo notevole. A lui ricordavo anche le prestazioni legate alle realizzazioni, perché dopo Banegas per l'Aquila c'è lui, e allora ti chiedo Federico, quando c'è stato il cambio di passo per te a livello personale sotto l'aspetto mentale, perché ricordo la partita dell'andata quando mister Cappellacci, forse per attivare un pulsante importante nella tua testa, dichiarò: la nostra luce in mezzo al campo è Federico Angiulli, eppure tu quella gara non la giocasti. Esatto, lui disse questa frase dopo avermi fatto fare 3 panchine consecutive, esatto, di cui 2 senza neanche farmi entrare poi. E quindi ovviamente quell'intervista non sapevo come prenderla, però Ho voluto stuzzicare anche se sinceramente poi abbiamo un rapporto di amore e odio io e il mister, perché mi stuzzica sempre, esatto, però poi credo che abbia stima di me, lo dimostra schierandomi, ormai mi sta schierando sempre da titolare negli ultimi 2 mesi. Come detto, non avevo bisogno di essere stuzzicato perché io credo di aver sempre dato il massimo, forse lui semplicemente voleva da me qualcosa di diverso, ama magari giocatori con caratteristiche diverse, però riconoscendo comunque in me delle qualità, allora ha voluto mettere a disposizione della squadra, io mi sono messo a sua disposizione cercando di fare al massimo quello che lui richiedeva, alla fine abbiamo trovato un punto d'incontro, io faccio quello che mi chiedo, lui ogni tanto mi lascia fare quello che so fare meglio e che magari è un pochino diverso dalle sue solite richieste, alla fine le cose stanno andando bene, dopo un primo periodo in cui venivo utilizzato da mezzala, prima ha invertito me Lorenzo facendo fare a lui la mezzala, a me il mediano, e ora con questo cambio di modulo giochiamo insieme a 2, tra l'altro un modulo che abbiamo già fatto a Benevento. Giocavate così a Benevento quando hai vinto il campionato? Giocavamo 3-4-3 a Benevento con Auteri, quindi un modulo che ci ha portato fortuna e speriamo possa essere di buon auspicio. Forse ci ha messo lo zampino anche lo stesso Del Pinto, no? Ha detto mister occhio perché questo deve giocare, però cambiamo modulo in modo tale che entrambi possiamo dare il massimo. A proposito di Del Pinto, aggiungo, dopo il cartellino giallo, se non erro 8° minuto del primo tempo, invece di diminuire la sua intensità l'ha aumentata Lorenzo Del Pinto, ci ha messo tanta materia grigia a livello calcistico, e secondo me il voto è altissimo, soprattutto perché ha cambiato atteggiamento nel momento in cui sulle sue spalle c'era un giallo, ma non ha assolutamente decelerato, anzi ha messo in campo tutta la sua esperienza e la sua sagacia tattica. Allora, chiaramente adesso l'ampio spazio, la partita all'Aquila San Benedettese, le domande anche con Federico Angiulli, a cui te lo anticipo Federico, ti chiederò se resterai all'Aquila anche l'anno prossimo perché oramai sei nel cuore di tutti i tifosi. Direi di far parlare proprio le immagini del servizio firmato da te Lorenzo Valeriani, ci rivediamo questa bella vittoria, l'Aquila batte San Benedettese 1-0, poi chiederò una mano anche agli amici Pierpaolo Marchetti e Terenzio Rucci per cercare di capire quanto l'Aquila possa insidiare il campo basso che comanda la classifica. Lorenzo Valeriani, vediamo il servizio.
La cornice di pubblico è meravigliosa, le due curve danno il giusto esempio di correttezza e sportività. Il messaggio dei tifosi della Samba nel ricordare il 6 aprile di 15 anni fa è commovente, tanto da far alzare in piedi tutto lo stadio per un'enorme grazia a nome di tutta una città colpita dal terribile sisma. La Sud, anch'essa baciata dal sole, indossa l'abito più bello per evidenziare che memoria e appartenenza viaggeranno sempre a braccetto per onorare chi da quella maledetta notte tifa l'Aquila in curva Paradiso. Sul campo c'è pathos, tensione, forse anche un pizzico di paura che potrebbe generare scivoloni inaspettati, ma la classifica dice che è doveroso provarci, costi quel che costi. La prima ad affacciarsi verso la porta avversaria è la Samba, con una punizione dal limite di Arrigoni. L'esperto centrocampista non riesce a trovare forza e precisione, così il rientrante Michelin non corre alcun rischio. Al settimo, ripartenza aquilana e pallone sul mancino di Banegas, che dal limite cerca immediatamente dribbling e tiro. Ascioti è battuto, ma il palo dice no. L'azione resta viva e la pressione aquilana porta Marcheggiani alla conclusione. Il 9 però fa la barba allo specchio della porta. Banegas, che sente il piede caldo e appena può ci prova anche al 13esimo, ma il mancino sorvola la traversa. Samb, che attorno al quarto d'ora chiede un calcio di rigore per tocco di mano di Bellardinelli, intento a contrapporsi al cross di Fabbrini. Striamo di Salerno lascia correre, evidentemente per la vicinanza del braccio al corpo dello stesso numero 2 aquilano. Punto di domanda e immagini al replay di Nico Centurame, con l'Aquila che sembra graziata dalla decisione del fischietto campano. Al 37esimo Origlio è costretto a fermare la ripartenza di Senigallesi, andandosi a beccare il giusto cartellino. Il 18 aquilano poi si accascia per un problema al ginocchio e al suo posto entra l'aquilano Doc Mantini. Da qui alla fine dei 47 minuti non succede più nulla, con il caldo anomalo che evidentemente ha tolto forza e lucidità ai 22 in campo per i restanti minuti di gioco. Allora tutti negli spogliatoi per la giusta dose di refrigerio. Secondo tempo che parte in modo blando, con le difese attente mai fuori posizione per regalare occasioni all'avversario. Così il primo a provarci è Giulio Dori, con una conclusione di destro che attraversa l'area di rigore prima di morire in fallo di fondo. Quattro minuti più tardi la gara cambia connotati nel modo più rocambolesco possibile. La Samba chiede l'intervento irregolare di Brunetti su Tomassini, ma anche stavolta Striamo lascia correre e proprio sulla corsa di Giulio Dori l'Aquila passa in vantaggio. Il cross del numero 3 spinge e sbardella all'intervento, ma il suo tocco va a toccare il palo alla sinistra di Ascioti prima di carambolare in rete dalla parte opposta. Al 24esimo ancora proteste Samb, che sul contrasto di Santo Senigallesi chiede la massima punizione. Sette minuti più tardi il neo entrato Costa Ferreira cerca la pennellata alla Pinturicchio dalla distanza, ma il giro del 7 non va a bersaglio. Samba, che prova l'assalto all'arma bianca, coi tanti cross però tutti preda di un attentissimo Michelin. I sei minuti di recupero scivolano via tra attese aquilane e speranze marchigiane, ma il risultato non cambia. L'Aquila vince, tenendo vivo un campionato che sembrava ormai scappato via. Samb, che domenica potrà essere arbitro e che dovrà regalare agli straordinari tifosi rossoblù ovunque presenti una meritata gioia nel caldissimo catino del Riviera delle Palme. Lorenzo Valeriani e Nico Centurame hanno le firme del servizio, Lorenzo Valeriani la voce, Nico Centurame le riprese. La prima domanda la faccio io a Federico Angiulli, sensazioni rivedendo il film del match? Allora, senza dubbio non è stata una partita spumeggiante sul profilo tecnico e delle occasioni, si respirava proprio la tensione che c'era, perché per entrambe poteva essere l'ultima spiaggia. In caso di sconfitta penso che la possibilità di raggiungere il campo basso
sarebbe dovuta essere accantonata, e se la Samba adesso a meno 8 riuscirà a fare il miracolo, appunto si parlerà di miracolo, perché a 4 giornate alla fine recuperare 8 punti a una squadra come il Campobasso è veramente dura. Dal canto nostro, perdendo, saremmo scivolati a meno 7, quindi questa era una cosa fondamentale che si sentiva in campo, però credo che noi l'abbiamo interpretata meglio, perché siamo stati comunque più attenti, più pimpanti, più tignosi, e al di là appunto di quell'episodio del possibile calcio di rigore non ricordo il nostro portiere impegnato, e neanche loro più di tanto, per carità, però ci abbiamo provato. Però il palo di Banegas c'è. No, dico sì, certo, però ci abbiamo provato sicuramente di più, almeno nei tentativi, poi ovviamente le occasioni, come ho detto, hanno latitato, però ci abbiamo provato e penso che abbiamo tenuto più il pallino e soprattutto abbiamo dato più l'idea di essere una squadra che sapeva cosa fare, cosa voleva. Allora, adesso chiedo a Dino se è possibile di rivedere l'episodio del primo tempo anche con la moviola preparata da Lorenzo Valeriani sul calcio di rigore richiesto dalla San Benedettese, e chiedo a Pierpaolo Marchetti, a Terenzio Rucci e Lorenzo Valeriani la loro opinione. Se vuole ce la può dire anche Lorenzo Angiulli. Federico. Scusami, Lorenzo Valeriani, Federico Angiulli, scusami Federico. Sul rigore, adesso lo rivediamo con le immagini. Intanto l'hai già visto, che dici Pierpaolo? Beh, vederlo così sembrava più rigore che no, però insomma... Federico, tu dal campo? Mi sembra uno di quei rigori che se ci fosse il VAR l'arbitro darebbe e poi andrebbe a riguardare. Dico, io in campo è stata un'azione concitata, quindi... Eccolo. Se lo rivediamo un attimino, Federico, lo rivediamo... Federico, io... un'azione concitata che non ho visto bene, perché nonostante con lo sguardo sono lì, però è stata talmente vicina che non ho visto. Io la cosa su cui mi facevo leva è che non vedo il braccio del mio compagno ballare dopo essere stato colpito dalla palla, quindi può essere come può essere. Io mi sono esposto nel commentare. Non c'è una moviola, non c'è una moviola, essendo ovviamente in Serie D, non ci sono riprese dettagliate come in Serie A. Diciamo che se avessero rame mi sembra molto buona. No, certo, cioè, però lo dico pure contro i miei interessi. Se ci fosse stato il rigore non sarebbe stato scandaloso, ma penso che è meno di un metro, quindi è anche veramente difficile tagliarsi il braccio. Forse la distanza. L'arbitro penso si è messo benissimo per vedere. L'arbitro vede bene, forse la distanza. In questi casi, secondo me, uno deve distanza, fare... A fine partita pure il mio compagno gli ho detto, ora puoi dircelo, lui fa, no, io l'ho presa sull'ascella. E se tu vedi la dinamica, potrebbe quasi sembrare che lo prende in allora, questa io zona. Io sono sincero, le telecamere quest'oggi, giustamente direi, erano posizionate dal lato opposto sui distinti, mentre noi inviati eravamo in tribuna centrale, la postazione classica di ogni domenica. Nico Centurame, che ringrazio, ha evidenziato perfettamente il miglior rallenti possibile, ma noi dal vivo dall'altra parte abbiamo visto il gomito, ma questo proviamo non va a fare intaccare un fermo Dino, proviamo a fare un fermo immagine, sì. Intanto chiedo a Terenzio Rucci e a Pierpaolo Marchetti, ora che hanno rivisto la moviola. Terenzio. Devo togliermi la casacca da tifoso, nel senso che moviolista di Rete 8, così sembrerebbe più sì che no, più rigore? Sì, poi forza l'Aquila. Pierpaolo? Sì, sembra rigore, però obiettivamente adesso, per quello che si vede da queste immagini, poi parlo senza la palla, però guarda, io devo dire Angiulli, secondo me Angiulli ha detto una cosa molto interessante. La palla mi sembra che sbatta anche vicino alla spalla, la parte. Però Enrico, tecnicamente, se tu guardi la palla ora è sotto al braccio. Però sotto. Federico, perdonami. Quindi, però è un intervento che il difensore rischioso non deve fare, sì. Cioè deve portare il braccio dietro la schiena. Posso e dire, tanti io lo fanno. A Bellardinelli, a Giulio Dori, gliel'ho detto. Ha fondato un giocatore che ha fatto categorie le tue categorie. Uno che fa doppi passi, sterzate, veramente in pochi centimetri, no, ragazzi, ti manda. È calcio di rigore. Ti manda al bar. È calcio di rigore. Dai, adesso si è visto bene con questo rallenti che ha fatto il nostro Dino D'Angelo. Per me ma io l'ho detto al di là l'ho detto prima. Però ne mancano tanti all'Aquila. Al di là dell'intervento che può essere da rigore, una squadra come la San Benedettese non può aggrapparsi a un episodio come unica recriminazione, perché Federico, deve può se creare di più una squadra Massi, che vuole vincere. Massi, tu Enrico eri presente.
Massi in diretta nel giudicare questo intervento, questo episodio, ha detto una cosa importante, a prescindere dal fischio, dal non fischio, evidentemente la prestazione della mia squadra è stata comunque più che mediocre, quindi vuol dire che almeno il presidente, ma devo dire anche mister Lauro, lo ha citato ma non ha enfatizzato questo intervento, a dimostrazione che effettivamente la prestazione dei suoi giocatori non è stata assolutamente sufficiente. Io domani non tornerò più all'Aquila o me lo impediranno, ma devo essere, Lorenzo, sincero, scusa, per bisogna me questo... essere sempre obiettivi. Ma assolutamente, per me è calcio di rigore, lo dico anche io, per me questo è calcio di rigore, però dico altrettanto sinceramente che vedendo la partita dal vivo la San Benedettese non ha fatto un tiro in porta, quindi ha ragione Angiulli. L'Aquila invece ha preso il palo, ha creato anche tante altre opportunità. Ma è l'atteggiamento, Enrico, del Pinto Angiulli e poi Angiulli Mantini sono stati padroni del centrocampo. Sì, per me Mantini è il migliore in campo, ma questa è una visione mia. Guarda, lo dico a Giorgio, a parte che è il suo compleanno, gli faccio tanti auguri, che li ho già fatti. È entrato sul pezzo, prima in un ruolo non suo, poi è stato rimesso a centrocampo, ma è entrato veramente col piglio giusto, senza far trasparire nessun tipo di emozione che invece penso per lui fosse altissima. È stato veramente impeccabile e credo che ci ha dato una grossa mano, perché in una zona nevralgica del campo ha fatto una prestazione super e quindi oltre a fargli auguri faccio tanti complimenti. Vado io con una domanda proprio che entra nel cuore dei tifosi dell'Aquila, Angiulli, la tua risposta deve entrare. Ci credete nel raggiungere il campo basso quanto oggettivamente? Penso che le ultime due prestazioni e le esultanze a fine partita dopo Avezzano e Samb fanno capire quanto ci crediamo. I tifosi ci hanno spinto, noi ci siamo fatti trascinare, abbiamo portato a casa due risultati importantissimi, due partite importantissime, il derby sentitissimo con l'Avezzano e questa partita contro la Samb, che era la più grande accreditata a vincere il campionato a inizio stagione e che penso che di tutte sia la squadra che all'andata ci ha fatto fare la figura peggiore, perché non siamo usciti con le ossa rotte da lì. Dopo quella partita eravamo meno 8 e considerati spacciati, invece dico, poi in poche giornate gli abbiamo recuperato dei punti, adesso siamo più 4 punti avanti a loro e abbiamo dimostrato appunto che ci in siamo in un girone 12 punti li avete recuperato, perché da meno 8 a più 4 12 punti, ma mi ero dimenticato, tu sei il grande ex della partita di oggi, se oggi avessi segnato? Allora, ho detto per tutta la settimana, ma è una cosa che penso da sempre, cioè San Benedetto è casa mia, io ci abito, è stata la parentesi più lunga e importante della mia vita, sono stato il capitano per 2 anni, quindi ovvio che nella mia testa c'era l'idea di non esultare, però non saprei mai come avrei reagito, perché è una partita con un grande carico di emozioni, quindi il cuore e la testa mi dicevano di non esultare, però poi non so l'adrenalina che cosa mi avrebbe fatto e fare. Tu che conosci la San Benedettese e l'ambiente di San Benedetto, secondo te San Benedettese Campobasso sarà partita vera 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 per la Samb? Partita verissima, perché come già detto, a parte che prima ancora della partita con noi avevano già venduto un sacco di biglietti, la curva era sold out, quindi ci sarà una grande risposta del pubblico come sempre è stato quest'anno e negli anni prima. E la San Benedettese, inteso come squadra, non come tifoseria, sa che deve dimostrare qualcosa appunto alla sua gente, e anche perché pure a loro la matematica ancora non li condanna, quindi hanno il dovere morale di provarci, quindi sicuramente faranno il massimo per farlo. Ripeto, oggi li ho visti un pochino magari abbattuti a livello morale, però giocare davanti al loro pubblico e sapere che può essere l'ultima occasione per comunque migliorare la stagione, penso che possa dargli l'orgoglio giusto e poi lo spero anche, perché potrebbe farci un regalo. Poi ti dico un'assurdità appena rientrati dalla fascia pubblicitaria. Prima la teniamo un po', un po' i nostri tifosi, i tifosi dell'Aquila che ci guardano con con l'attesa, perché andiamo in pubblicità, poi voglio dare spazio a Terenzio Rucci, poi torno da te e da Federico Angiulli per continuare a parlare dell'Aquila e vedere gli altri riflessi filmati della Serie D, ma sono debitore di una risposta di Pierpaolo Marchetti, se Pierpaolo Marchetti crede che l'Aquila possa acciuffare il Campobasso, tu che ne viste tante in carriera. Guarda, io ne ho viste tante, ma ad esempio non so bene qual è il calendario dell'Aquila e il Campobasso. Pare di capire che l'Aquila deve andare a Campobasso. No, l'Aquila ha vinto già con il Campobasso, andate in ritorno, c'è San Benedettese Campobasso e poi Chieti Campobasso. Guarda, è tutto molto aperto, se non mi sbaglio, non voglio dire sciocchezze, mi pare di ricordare l'Aquila abbia vinto la partita di andata a Campobasso e anche quella di ritorno, sì. E
E quindi, sai, un pizzico mi fa piacere, perché un pizzico, no, di questa un pizzico di questa gloria se la prende per quella partita anche il mio amico Massimo Epifani. Se dovesse arrivare lì lì e contassero i confronti diretti, un pizzico sarebbe troppo, anche merito suo. Non contano i confronti diretti. Purtroppo a parità di punti c'è lo spareggio. Questo, credo che l'Aquila non possa avere paura di uno spareggio con il campo questo basso. Questo succede quando si fanno le domande a uno che non segue il campionato. Ora no, però è complicato. È complicato, Pierpaolo. Andiamo in pubblicità, Lorenzo. Guarda, andiamo in pubblicità. Poi vado da Terenzio Rucci. Se il Campobasso non vince domenica a San Benedetto, poi può succedere tutto. Pubblicità. Se vince, forse lo chiude, ma se non vince domenica può succedere ancora tutto. Pubblicità, poi vado da Terenzio Rucci, Open Sport, perché in apertura ci ha annunciato tante novità, tanti progetti, e poi torno da Federico Angiulli e Lorenzo Valeriani. Break con il calcio. Terenzio Rucci, presidente di Open Sport, ci è un po' incuriosito all'inizio quando hai detto abbiamo un calendario ricco con tante idee, tante novità. Quali per l'estate? Allora, quest'anno abbiamo provato a costruire un meccanismo di sport e turismo insieme, che è un qualcosa che nel nostro territorio negli ultimi anni ha visto crescere, un meccanismo virtuoso, è un qualcosa che avvicina non soltanto lo sportivo, ma magari le famiglie, i curiosi, gente che si vuole avvicinare ad una disciplina. Allora, il meccanismo che abbiamo immaginato è quello dei luoghi più belli, o almeno alcuni dei luoghi più belli, perché sarebbe fantastico riuscire a raccontarli tutti, ma ci vuole tanto tempo, magari negli anni ci riusciremo, però quest'anno abbiamo selezionato delle situazioni emblematiche, le abbiamo collegate ad un meccanismo di running sotto la guida esperta di Alberico Di Cecco, che ovviamente che salutiamo ovviamente, che ho visto si sta allenando, e da come l'ho visto fisicamente nelle foto e nei video, secondo me ha qualcosa in cantiere. Diccelo tu cosa, Terenzio. Questo lo dobbiamo far dire a lui, non lo so. Io so che ogni volta che lo incontro provo a farmi allenare con lui, questo un po' mi preoccupa. Ricordiamo che Alberico Di Cecco è il primato della maratona, ben sotto le 2 ore e 10, 2 ore e 8 minuti, quindi parliamo di Franca Angiulli, la maratona in 2 ore e 8, no, un po' troppo. Non lo so. Troppo. Non ci ho mai provato, ci devo provare. Non lo fare stancare adesso che mancano le ultime ma a fine maggio, dai. Cappellacci sarebbe solo che contento, lui corre come forse nati, gli piacciono. Faccio io una proposta: vieni a partecipare al circuito running organizzato da Opest, ti facciamo correre per raccontare quello che vogliamo fare sulla costa dei Trabocchi, quindi pista ciclabile e via verde nei luoghi bellissimi vicino al mare. Valorizzata dal Giro d'Italia. Valorizzata dal Giro d'Italia con la grande partenza. Dopo il 5 maggio, spero sempre. Più o meno a cavallo. E poi facciamo per esempio trofeo Tornareccio Città del Miele, quindi abbiniamo anche al circuito enogastronomico, stesso spunto lo portiamo a Castilenti, a cantine aperte portiamo i runner a correre, che è una cosa bellissima, e a bere quindi, ma noi ogni volta che facciamo gli eventi colleghiamo poi con delle esperienze vissute, quindi facciamo una festa dove sono invitate le famiglie e tutti quelli che si vogliono avvicinare. Altro circuito bellissimo all'interno del Parco della Maiella, quindi immersi nel verde dove si è circondati dalla natura, dall'area migliore al mondo, da sentieri suggestivi e la possibilità di poter fare anche percorsi, come dire, proporzionati rispetto alla propria ambizione, quindi 5, certo. 7, 10 chilometri e in alcuni casi anche di più. Adesso vediamo infatti le immagini questa Costa dei Trabocchi l'anno scorso, sì, che è stata partecipatissima, infatti credo che qui ci fossero un migliaio di runner. Anche Terenzio Rucci? Terenzio Rucci era purtroppo fuori per lavoro e mi è dispiaciuto tantissimo non esserci. Stava iniziando a disegnare le strategie vincenti per le elezioni regionali. Ti faccio complimenti, un secondo, però cronaca. Anche se qui non, cioè, sai che non qui parliamo di sport, però i complimenti sono sempre sulla cronaca, certo. Sono doverosi. Era una competizione anche quella, però diciamo, tornando allo sport, questo è l'obiettivo che ci siamo dati in questa stagione estiva, lo vogliamo esportare anche all'interno di altri settori con i quali stiamo iniziando a lavorare su circuiti analoghi, quindi abbinando sempre una combine tecnico-sportiva per l'appassionato, ma anche per dare la possibilità di avvicinarsi. Come vedete, alla fine c'è anche chi fa la passeggiata veloce piuttosto che viene con i figli, piuttosto che viene con le famiglie, quindi una giornata di sport, turismo e divertimento. Quando la rifarete? Quando la riferete? Tutto il periodo da fine aprile fino a che il caldo ce lo permette. Quindi diciamo non c'è una delle date dell'aprile? No, abbiamo già date, se vuoi te le posso anche dare, siamo... assolutamente. Io ovviamente non ho una grandissima memoria, quindi mi devo sempre unire. Allora, Costa dei Trabocchi è il 21 aprile. Perfetto. Quindi siamo quindi già... Angiulli non può venire il 21 aprile. Angiulli almeno lì no. Peccato, era contento Cappellacci. Costa dei Trabocchi mi sarebbe piaciuto, sono sincero. La rifacciamo in forma privata, però con Alberico Di Cecco, così hai un richiamo di preparazione.
Uniamo utile al dilettevole. 12 maggio trofeo Città del Miele torna Reccio, 26 maggio trofeo Cantine Aperte Castilenti, 1 giugno facciamo una corsa a Gissi, lì sono di parte ovviamente, però abbiamo fatto un esperimento l'anno scorso, è andata molto bene, Città del Gesso, Paese del Gesso, quindi la riproponiamo. 25 agosto corri per la Maiella, Lama dei Peligni Palena. Questa secondo me la vuole fare Pierpaolo in montagna. Guarda, io se fate una, diciamo, una gara dai 2 ai 400 metri posso anche partecipare. Fai il rush finale, quelli sì, più importanti. Sì, era necessaria una... Subentro gli ultimi 200 metri. Ci stava bene una virgola sull'ultima gara, corri per la Maiella. Come slogan me la riprenderò. È molto ispirato Lorenzo Valeriani, io ti faccio i complimenti Lorenzo, lo dico solo adesso perché prima mi è un po' emozionato quando hai fatto il cappello del servizio con... ricordando un aspetto del 6 aprile 2009, oggi sei molto ispirato, complimenti. Beh, io purtroppo l'ho vissuto quell'evento e quindi era corretto ricordarlo. Terenzio, diciamo che come regione, anche se non parli per la regione Abruzzo questa sera, si punta molto su un grande evento di ciclismo nuovo, Giro d'Abruzzo, che partirà dopodomani. Vasto. Io faccio come sempre un commento da dirigente sportivo in qualità di presidente di un ente di promozione sportiva. L'Abruzzo negli ultimi anni ha puntato su un meccanismo virtuoso di promozione territoriale ingaggiando grandissimi eventi, in particolar modo collegati al mondo del ciclismo. Quest'anno c'è stata un'opportunità dovuta al fatto che la Sicilia per vari problemi ha dovuto farsi di lato o fare un passo indietro rispetto al Giro di Sicilia. L'Abruzzo, che ormai ha una sua credibilità in tal senso, è stata interpellata e è stata in grado di accogliere questa possibilità e quindi da questa settimana diamo proprio le tappe, perché la prima edizione del Giro d'Abruzzo, che sostituisce quello che in calendario RCS era il Giro di Sicilia, si parte martedì Vasto Pescara, arrivo a Pescara nello stesso arrivo del trofeo Matteotti tra le 15:30 e le 16, il giorno successivo si arriverà a Magliano dei Marsi, il giorno successivo ancora da Prato La Peligna a Prati di Tivo, che sarà un po' la tappa che ripercorrerà il finale di quella dell'11 maggio del Giro d'Italia, il giorno dopo da Montorio all'Aquila, chilometri finali saranno gli stessi del Giro Women che terminerà proprio all'Aquila, assegnerà la maglia rosa finale. Tirreno Adriatico è stato eccezionale con vincitori di primissimo piano, Jonas Vingegaard che poi è caduto al Giro dei Paesi Baschi, gli facciamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Tirreno Adriatico con Vingegaard e Milan, Jonathan Milan, anche lui purtroppo caduto oggi nella Parigi-Roubaix vinta da Mathieu Van Der Poel, poi Giro d'Abruzzo, Giro d'Italia e Giro d'Italia Women. L'Abruzzo e il ciclismo è un bel binomio. Ma io credo che questo risultato sia dovuto sicuramente grande parte alla regione Abruzzo e la sua capacità di intercettare e di investire su questi eventi, però l'Abruzzo è anche un territorio dove ci sono delle figure che danno il terreno necessario ad una cultura ciclistica, ma faccio i complimenti anche a te con la tua trasmissione Strade d'Abruzzo. Ti ringrazio, e giro naturalmente a tutto il team. È sicuramente uno dei temi che poi fa divulgare la cultura ciclistica oltre ai grandi campioni, ma anche a personaggi dirigenziali apicali che ogni anno si danno da fare come Maurizio Formichetti e tanti altri, ne cito solo voi, ne dovrei citare diversi per raccontare che l'Abruzzo ha tutte le competenze, caratteristiche e circostanze per continuare a essere protagonista nel mondo del ciclismo. Assolutamente, io allora chiaramente mi dai l'opportunità per ringraziare l'amico Luigi Di Giosia, Ivo Pagliari, Paolo Di Ruscio e Tonino Salvi che sono il nostro team di Strade d'Abruzzo, tra l'altro Luigi brillante protagonista anche con la Tirreno Adriatico, e quindi tu hai salutato Maurizio Formichetti con cui mi sono sentito prima e ci ha detto gli orari del Giro d'Abruzzo, quindi l'Abruzzo protagonista con il grande ciclismo. Mi associo completamente a tutte le persone che fanno questo lavoro. Torniamo a parlare di calcio, poi chiuderemo con Terenzio Rucci con altre novità. Lorenzo Valeriani, domanda a bruciapelo per Federico Angiulli, vai, oggi sei molto ispirato. Guarda, riprendo un po', non so se è stata una provocazione o un'idea che portavi con te da diverso tempo, però ecco, mi viene da pensare al futuro, bypassando le ultime quattro giornate, se è una piazza che potrebbe interessarti appunto anche nel prosieguo della tua carriera, casomai per pensare a centrare un obiettivo ancora più importante rispetto a quello attuale.
Guarda, sarò sincero, venivo da una stagione molto difficile a livello personale perché avevo fatto i conti con un infortunio che era la prima volta poi in carriera che avevo problemi fisici, me l'ero trascinato nella parte finale della stagione precedente e pensavo di averlo risolto, poi all'inizio della stagione scorsa si era riproposto un infortunio al piede che ci sono voluti mesi e mesi prima di trovare la diagnosi giusta, quando è stata ritrovata poi è stato anche guarito. È stato anche curato, sono guarito e verso la parte finale della scorsa stagione sono riuscito a ritornare a fare l'Angiulli, diciamo, l'Angiulli che conoscevo e che la gente conosceva. Peccato che verso la parte finale della scorsa stagione, come qualcuno magari sa, San Benedetto ci avevano un po' voltato le spalle perché c'erano stati questi malintesi con la tifoseria, una società, una gestione scellerata a livello societario, quindi la stagione scorsa, ecco, l'ho conclusa non troppo felice, avevo bisogno di motivazioni importanti, avevo bisogno di sentirmi ben voluto, avevo bisogno di tornare a giocare ai miei livelli in una piazza calda, perché ho sempre giocato in piazze calde, quindi ho bisogno di questo per sentirmi vivo e avevo anche il desiderio di non allontanarmi troppo da casa mia, da San Benedetto, quindi ovviamente se non avessi avuto offerte concrete nelle vicinanze avrei preso in considerazione quelle più lontane, ma ho aspettato tanto e quando è arrivata la chiamata dell'Aquila non ci ho pensato un attimo, penso di aver chiuso la trattativa in 10 minuti e dopo un inizio così così, non tanto a livello personale ma di squadra che faticavamo a decollare, a trovare continuità, poi si è creata una situazione di grossa empatia fra noi, la piazza, siamo un gruppo fantastico, uno dei migliori, se non il migliore che ho avuto in carriera, dei ragazzi fantastici che si trovano benissimo insieme, che stanno facendo di tutto per regalare un sogno a questa città, quindi sì, a me farebbe piacere tantissimo restare all'Aquila, come ho detto mi sono trovato bene, mi hanno accolto. Sia in Serie D che in Serie C? Sia in Serie D che in Serie C, ovviamente starebbe meglio in Serie C anche perché, ripeto, dopo aver risolto i miei problemi fisici mi piacerebbe ritornare in una categoria che ho fatto per tanti anni e che credo, non voglio essere presuntuoso, di poter ancora fare, anche perché non sono così vecchio. Ti faccio una domanda a bruciapelo, Federico. Questo Federico Angiulli che stiamo vedendo nell'ultimo mese e mezzo, nel 3-4-3 di Cappellacci, è il miglior Federico Angiulli? È il miglior Federico Angiulli visto negli ultimi 2-3 anni, perché come ho detto, fra problemi fisici e altre situazioni, negli ultimi 2-3 anni non ero riuscito a esprimermi come avevo fatto in tutti gli anni precedenti. Penso di poter migliorare ancora perché ho trovato la miglior condizione, l'aspetto mentale, però penso che non bisogna mai avere limiti all'ambizione, quindi penso di poter migliorarmi ancora, spero di poterlo fare e come ho detto all'Aquila mi trovo benissimo, ho trovato un ambiente fantastico, hanno capito benissimo l'Angiulli persona e quindi poi una volta che capisci l'Angiulli persona è più facile affezionarsi. Allora Lorenzo Valeriani, io credo che per il tuo articolo di commento sul quotidiano Il Centro in settimana hai il titolo a 8 colonne, Angiulli, 2 virgolette, voglio restare all'Aquila, resto volentieri. A prescindere da questo, però una cosa la voglio aggiungere, secondo me è l'unico giocatore dell'Aquila ovviamente capace di svolgere il suo ruolo con tecnica e tattica che vada a modellarsi in base alla partita, Lorenzo, cioè nel senso nel fraseggio. Ma non lo devo dire io, cioè noi abbiamo qui in studio un giocatore che ha fatto la Serie B e la Serie C ad alti livelli, che ha 31 anni, no? 32. Anno più, anno meno, quello è che con Lorenzo Del Pinto, che è il suo compagno di reparto, ha vinto il campionato a Benevento con Gaetano Oteri. Giusto Pierpaolo, queste cose sono, credo, evidenza. Parliamo di categorie superiori rispetto alla Serie D. Beh sì, un motivo ci sarà, se hai fatto tanti anni di categorie superiori. Anche se ti dico, la Serie D di quest'anno è un campionato di alto livello. Questa Serie D, ti dico, ci sono squadre, le prime 6-7 squadre penso che non sfigurerebbero nemmeno in Serie C, soprattutto queste andrebbero inserite penso nel girone B di Serie C, non farebbero una brutta figura. Faresti gol al tuo amico Plizzari?
In allenamento ne ho fatti tanti, sì. Sarebbe curioso vederci in partita ufficiale, però ti dico, il problema è vincere il campionato, perché è un campionato molto equilibrato, molto livellato verso l'alto, però come ho detto, se si riuscisse a vincere, penso che l'Aquila ha già una grande base per poter pensare di fare anche una categoria superiore, non solo di squadra ma poi di società, di piazza, di tutto, e sarebbe bello farla insieme. Volevo aggiungere, prima della fascia pubblicitaria, che le prime due di questo girone... Si arrabbia con Tedino se continui. No, dicevo, le prime due di questo girone, e non è un'assurdità per la forza che hanno anche a livello societario, sono due neopromosse. Assolutamente, bravo. Perché in tanti lo dimenticano, ma Campobasso e l'Aquila provengono dall'eccellenza. E l'Aquila ha una nuova gestione, anche con il crowdfunding, si sta andando avanti nella raccolta fondi e sta facendo da traino questa iniziativa in tutto il calcio italiano. Sono superato 250.000 euro. Non è banale, no. Lorenzo. Quindi credo che anche per questo aspetto vadano fatti i complimenti alla società dell'Aquila Calcio. Pubblicità per noi, poi ci andiamo a vedere un Chieti che ora potrebbe anche essere alleato dell'Aquila, perché ci sarà Chieti Campobasso, Chieti che vuole i playoff, che con Luiso è tutta un'altra squadra. Ennesimo successo, lo vediamo tra un po'. Ultima parte della nostra domenica sportiva, andiamo con Paolo Durante e Alberto Capo, Stadio Angelini di Chieti, perché il Chieti con la gestione Luiso non si ferma più, è un Chieti che sta dimostrando che l'organico è un organico forte e che quindi può puntare ai playoff e con merito, vediamo. Il Chieti vince ancora all'Angelini, terzo successo interno consecutivo con Pasquale Luiso in panchina. Ad essere precisi, con i tre gol rifilati al Termoli, la striscia positiva si allunga a 5 partite, 13 i punti conquistati che consentono alla squadra di vedere più vicina alla zona playoff, ora distante 2 punti. Come dire, di questo passo obiettivo possibile, anche se 3 delle 4 partite che mancano alla stagione regolare saranno da disputare in trasferta. La gara con il Termoli è stata sicuramente condizionata dalle due espulsioni in casa Molisana, anzi 3 se si aggiunge quella del tecnico Carnevale, ma del Chieti è piaciuta la capacità di giocare semplice, senza troppi fronzoli. Tra i neroverdi rientra Caterino, ma Luiso si affida agli stessi 11 che hanno giocato e pareggiato a San Benedetto. Nel Termoli, bisognoso di punti tranquillità, c'è l'ex Vittorio Esposito che proprio in maglia neroverde visse la sua stagione più prolifica, 2014-2015, con 17 reti. Il giocatore però parte dalla panchina e poi sarà protagonista negativo del match. Poco meno di 150 tifosi molisani, rinnovato il gemellaggio, la cosa più bella vista prima, durante e dopo la gara, con uno striscione in curva Volpi a rinsaldare amicizia e rispetto. Giocatori accompagnati in campo dai ragazzi del comprensivo 3. Dirige l'incontro Matteo Laganaro di Genova. Dopo una prima fase di studio, il Chieti la sblocca con Salvatore. Molto bravo Mercuri sulla fascia sinistra ad impossessarsi della sfera e a saltare due avversari. Traversone teso su cui si fionda Salvatore che di testa deposita in rete. Sesto gol stagionale per il numero 99 neroverde, proprio sotto la curva Volpi. Il Termoli reagisce, ma solo a livello di possesso palla. Antignani è impegnato in alcune uscite in area, ma nulla più. Al 32esimo giallo pesante per il Chieti, ammonito con Son che fidato salterà il derby di domenica prossima a Notaresco. 34esimo punizione per il Termoli da buona posizione, Burzio però calcia alto. Nel finale di tempo la prima espulsione molisana, al 40esimo cartellino giallo a Uzzol per un brutto fallo su Gaillet. Il giocatore si ripete 6 minuti dopo, fermando una ripartenza nero-verde, secondo giallo e cartellino rosso. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Subito 3 cambi tra gli ospiti, dentro Vittorio Esposito, Gabriele e Garzia. Gli innesti danno spinta alla squadra che al quinto sfiora il pari con una staffilata del neoentrato Gabrielli. 2 minuti dopo però il tecnico ospite Carnevale si fa espellere per proteste dal direttore di gara. Il Chieti allora torna a ragionare e a spingersi in avanti e al nono conquista un calcio di rigore. Gaillet lancia Mercuri in area, il giocatore viene stretto da Cagliazza e finisce a terra, l'arbitro molto vicino. Estrae il cartellino rosso diretto per Vittorio Esposito per proteste. Dal dischetto Fall, con un cucchiaio alla Totti, segna la sua 10ª rete stagionale. Primi cambi anche per Luiso, dentro Alessandro Gatto e Laziz per Mercuri e Vesi. Al 21esimo Chieti vicino al tris con Salvatore. Il Termoli si rivede in avanti alla mezz'ora con una punizione del subentrato Corcione, alta.
I neroverdi vogliono chiuderla, 35esimo, Gaiè sfiora il terzo gol, entra anche Erdemagni per fall che esce tra gli applausi. Al secondo minuto di recupero Alessandro Gatto, servito da Erdemagni, sigla il 3-0, sipario e applausi per tutti. Ora testa al derby di Notaresco, il Termoli invece proverà a rialzarsi nello scontro salvezza casalingo contro il Real Monterotondo. Chiederete un favore al Chieti, Angiulli? Favori non ne chiediamo, se gli va di impegnarsi più del dovuto col campo basso saremo ben contenti, però sempre che noi dobbiamo fare la nostra parte, perché se non la facciamo è inutile sperare in favori o in passi falsi del campo basso. Noi dobbiamo vincere le nostre quattro partite e sperare che in queste quattro partite il campo basso perda almeno quattro punti. Oggi metteresti una firma per giocarti il campionato agli spareggi o punti al colpo grande? Oggi metterei una firma perché Campobasso ha uno score importantissimo, tolte tre partite in cui ha faticato un po', ma è stato in palla per tutto il campionato, quindi ovvio che se mi dici giocarmi una partita secca il campionato con loro, oggi ci metterei la firma. Speriamo che possa essere così. Tra l'altro il Chieti si gioca i playoff ben in corsa riguardando la classifica per cercare di arrivare al quinto posto, che è l'ultimo utile per la zona playoff. Oggi il Chieti è due punti dietro al Roma City, ma chiaramente con quattro partite da giocare ha tutto l'interesse. E comunque, scusami se per quel poco che ho seguito, l'andamento del campionato del Chieti è perlomeno molto strano. Benissimo, poi malissimo, poi ancora benissimo, c'è stata, esatto, una stagione senza mezze misure. Ha fatto un giro d'andata ottimo, anche se io ho un paio di ragazzi che conosco lì a Chieti. Con Sonne Fall, che ha giocato a San Benedetto. Con Sonne è proprio amico mio. E quindi molte volte vincevano pur non fornendo grande prestazione, diciamo che la sorte li ha spesso aiutati, hanno avuto la porta inviolata per un sacco di partite pur subendo tanto, hanno avuto tanti rigori a favore e quindi hanno avuto questo rendimento superlativo, forse ancora al di sopra delle loro potenzialità. Poi hanno avuto un inizio di girone di ritorno troppo al di sotto delle loro potenzialità, ora hanno ritrovato equilibrio. Per me sono una squadra forte, forse non dai primi 2-3 posti, però sicuramente che possono stare tranquillamente nei playoff e dare anche molto fastidio. L'ultima per Federico Angiulli e poi salutiamo con Terenzio Rucci e chiudiamo questo numero della Domenica Sportiva. Angiulli, c'è un momento di questa stagione che secondo te è stata la svolta in positivo per l'Aquila? Uno. Secco, così, come no. Mi rispondi? No? No, un momento, se mi dici uno, no. Perché comunque un qualcosa che vi ha fatto cambiare marcia, perché l'Aquila adesso è una squadra solo, probabilmente l'Aquila è la migliore delle prime lì davanti. Ti dico, oggi. Io penso che più che un momento c'è stata una sorta di consapevolezza che si è creata con dei risultati che sono arrivati. Dopo se un ti dovessi dire la forza della società che vi ha sempre tenuti compatti? Guarda, quello è sicuro, però ti dico, quando uno scende in campo, te lo dico io che ho avuto a che fare anche con società purtroppo scellerate, quando scendi in campo quella cosa quasi te la scordi. È vero, magari in settimana ne parli, magari quello ti condiziona, ma in campo tutto si azzera e credo che la forza del gruppo fa la differenza. E come forza del gruppo non parlo di andiamo insieme a mangiarci una pizza tutti insieme, parlo proprio di avere un intento comune, dell'entusiasmo che c'è nello spogliatoio. Vedo tutti i miei compagni di squadra, arriviamo con largo anticipo al campo, ci fa proprio piacere a stare insieme, si va in palestra prima e dopo, non parlo proprio a fare pesi, proprio a curare ogni minimo dettaglio per cercare di stare al top fisicamente, c'è proprio voglia di conseguire un... Anche chi gioca meno si allena a 3000, è contentissimo quando si vince, non fa mai il muso lungo quando va in panchino o in tribuna, e questo credo che sia la forza. Il gruppo fa la differenza, non sono frasi fatte, l'ho provato sulla mia pelle nei campionati che ho vinto in passato e speriamo sia di buon auspicio anche per quest'anno. Io ho una partita però che ha fatto propendere l'ago della bilancia verso e ce l'ho, perché vabbè, le ho viste tutte, non so se lui è d'accordo, ma c'è stata una partita che secondo me ha evidenziato proprio quello che diceva Federico, Ariano contro il Roma City.
È stata una partita complicata contro una squadra secondo me fortissima. Squadra fortissima, insieme alla Samp, quella che ci ha più infastidito, esatto, cioè d'andata, e ne siamo usciti veramente bene. E credo che lì, io anche lì ho degli amici che giocano a Roma City, loro ci hanno detto, mi hanno detto, ci avete impressionato, siete la squadra più forte che abbiamo incontrato. Ricordo quella le parole che, di Capece. Quella che più ci ha messo in difficoltà noi, loro in mezzo al campo, poi a Roma City non c'è gente, anche i nostri tifosi avevano avuto penso solo 90 piatti, quindi sentivi proprio le voci loro e si rivolgevano all'allenatore dicendo non sappiamo che fare, come esatto, prenderli. Quello fu un torello per esatto, tantissimi minuti. Esatto, però ripeto, non è tanto, a noi non c'è stato tanta consapevolezza, ha fatto piacere sentire una squadra così forte, così in difficoltà con noi, ma credo che è stato un percorso in cui ci siamo arrivati piano piano. Allora, noi siamo in chiusura, prima dell'ultima considerazione con Terenzio Rucci chiedo l'autorizzazione all'amico Pierpaolo Marchetti di poter fare un paragone. Tra cosa? Tra il risultato dell'Aquila e il risultato di un posticipo di questa sera. Vabbè, dai. La Juventus del tuo amico Max Allegri ha vinto ancora per 1-0 come vecchi tempi. Bene, speriamo ne vinca ancora molto per 1-0 giocando male. Blindata la Champions? No, assolutamente no. Adesso però noi non abbiamo giocato male. Cioè questa adesso, no, vabbè, no, non ho visto la partita. Io ho detto speriamo che ne vinca tante giocando male. Che no, ma questo è un aneddoto nostro. Lui, no, io so perché gli chiedo l'autorizzazione, perché mi accusa di tante cose Pierpaolo Marchetti a me. Tu sei un autogufo. Che ha fatto la Juventus questa sera? Eppure te ne ho parlato prima della trasmissione. Ha vinto 1-0. Però le partite, nonostante l'ennesimo gol annullato a Vlahovic. Però le partite, come vedi, stavo seguendo. Bisogna giocarle prima. Non si dice mai è finita, perché è finita quando ci sono i tre fischi. Terenzio Rucci, cosa volevi? No, mi fai dire invece una cosa seria. Mi fai dire una cosa seria invece, visto che non c'è tempo per parlarne. Oggi era una giornata importante, sì, nella binazionale di basket, sì, perché probabilmente si decideva il primo posto. Roseto ha perso male, tra l'altro forse la peggiore sconfitta dell'anno a Faenza, però la contemporanea vittoria di Imola, allenata dal rosetano di Paolo Antonio sul campo di Iesi, lascia la squadra di Franco Gramenzi prima in classifica a 2 giornate dalla fine della regular season. Ha fatto un regalo all'ex squadra. Sì, e a questo punto diciamo Roseto è padrona del proprio destino. Insomma, vincendo le ultime 2 gare chiuderebbe la regular season al primo posto, ed è anche nella giornata della sconfitta più pesante della stagione. È una giornata molto segnale, importante. Non dico se è un passo verso la Serie A, perché sennò Pierpaolo dice che manca ancora tutto il campionato. Ci manca ancora tutto il campionato. Terenzio, so che vuole farti un invito particolare in chiusura. Assolutamente sì. No, io in realtà volevo invitare tutti. Vorrei, sì, fare all'interno del trofeo Tornareccio Città del Miele una gara dove partecipiamo tutti quanti. Angiuli parte 20 km prima, Giancarli 100 con la bicicletta. Giancarli a dieta non mangia metri. Io vi aspetto direttamente. Io vi aspetto direttamente in rianimazione. Preferivo la giornata sulle cantine e non quella dedicata al miele, però va bene. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. A proposito, Federico Angiulli, hai visto prima con il presidente Sebastiani tutte le maglie dietro? Chi si è ispirato di più di quei campioni in carriera? Allora, io sono interista, non c'era nessuna maglia giocatori dell'Inter, mi meno sembra, male. Però vabbè, erano sicuramente fantastici campioni. Io non ho mai avuto un giocatore a cui mi sono troppo ispirato, diciamo che di statura sono basso, quindi mi ha sempre, no, per Barella più una mezza, mi ha sempre appassionato stando tanti Scholes del Manchester United, è stato un giocatore che a vedere i video mi fa impazzire, perché poi livello questo calcio che a me piace tanto, essendo interista ovviamente, giocatori Mancini all'Inter sono passati tanti, ma che non c'entro niente, non mi ispiro, però che mi ha fatto innamorare dei tiri, delle punizioni. Recoba è stato un, però, giocatore, posso dire una cosa, che mi ha emozionato con tanto, le dovute proporzioni, e non c'entra nulla il ruolo, c'era la maglia di Paolo Dybala. Dybala gioca molto più avanti rispetto a te, però quando fai quei lanci, il movimento del sinistro, io sono onorato di come dici, spero che non stia ascoltando Dybala, che sennò si rivolta sul divano. Oltre a quello che ha fatto e che farà, è un bravissimo a livello televisivo, perché tra tutte le maglie si è spostato leggermente sulla sua destra e ha lasciato a noi l'opportunità di osservare il 10 di Francesco Totti. Così sei contento? E qua allora possiamo chiudere la domenica, la chiudiamo sportiva. Qui ci vediamo domenica prossima, ci sarà Massimo Profeta in studio per la domenica sportiva. Io ringrazio Dino D'Angelo in regia, Francesco Berardinelli che ha effettuato le riprese in studio, Gabriele De Bari che è stato con noi nella prima parte insieme con il presidente Sebastiani, Pierpaolo Marchetti, arrivederci, grazie, Terenzio Rucci, grazie Terenzio, Lorenzo Valeriani e Federico Angiulli. Buona complimenti e in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie. Magari scambiare la maglia con Paolo Dybala. Magari. Ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte.